secondo tanti e me stesso, fondamentale per una società sportiva che voglia effettivamente svolgere anche un ruolo di educazione e orientamento dei giovani a questo sport magnifico, eccezionale nelle sue evoluzioni, poi fra virgolette da grandi, che è il calcio. Sapete bene che questo settore ovviamente ha patito delle vicissitudini aziendali travagliate degli ultimi anni, e quindi ovviamente quando purtroppo un'azienda è impegnata nel risolvere problematiche fra virgolette di sopravvivenza, è ovvio che si tralasciano tutta una serie di attività che concernono più il futuro che il presente, quindi l'esistenza. Io in questo anno chiedo principalmente a tutti i genitori e quelli che hanno creduto nel lancio del progetto che avevo tentato di avviare l'anno scorso, con buoni auspici penso che tutti possono attestare la mia completa buona fede nel voler comunque avviare un qualcosa di fattivo per i giovani. Purtroppo il tempo che per pianificare questa attività non c'è stato, probabilmente avrei fatto meglio a prendere il cosiddetto anno sabbatico per questa attività e pianificarlo al meglio prima, però purtroppo ormai è passato. Io penso che con la dottoressa Patruno, che penso è conosciuta di più nel settore calcistico per essere una persona comunque esperta e fra virgolette navigata in questo mondo particolare, peculiare, che è quello calcistico, con una maturità, ovviamente consapevolezza di svolgere un ruolo delicatissimo che io ho attribuito a lei per FC Bari, cioè la responsabile di questo progetto giovani, penso abbia tutte le qualità e le caratteristiche per essere a capo di un qualcosa di importante che potrà essere poi verificato da tutti nei prossimi 2-3 anni, perché è un progetto ovviamente di ampio respiro, come deve essere quando si parla di organizzare un qualcosa per i giovani. Parliamo del nostro futuro, parliamo dei nostri eredi, dei nostri bambini, delle nostre speranze di cambiamento, no? Tutti noi agogniamo un cambiamento ai vari livelli, che sia a livello industriale, politico, economico, sociale. Ovviamente noi nel calcio cerchiamo di avviare un qualcosa che effettivamente tracci una strada di effettiva educazione all'attività sportiva e principalmente ovviamente quella calcistica, però i principi di base sono quelli dell'educazione dei giovani all'approccio del calcio sportivo in maniera scevra da quelli che poi sono purtroppo i condizionamenti e le varie situazioni che purtroppo da grandi vanno ad inficiare la purezza di questo sport, che come tutti quanti noi ricordando il passato è una cosa meravigliosa. Non a caso in questa squadra che abbiamo
messo a punto con la dottoressa Patruno, abbiamo inserito qualche persona di esperienza che ha effettivamente un track record, come dicono gli inglesi, di comprovata esperienza e qualificazione nel settore calcistico. Abbiamo cercato di inserire delle figure che collaborino con noi con un giusto mix di esperienza e professionalità, ma ripeto, di estrema purezza d'animo, che portano effettivamente questo messaggio in tutte le case e le famiglie che vorranno approcciare e abbracciare questo progetto. Fatta questa doverosa premessa e le mie scuse, ripeto, a tutti coloro che avevano tentato con me di partire già dall'anno scorso, penso che quest'anno partiamo col piede giusto, ovviamente con un bagaglio professionale per quanto riguarda me arricchito e ovviamente sicuramente più meditato rispetto alle scelte che andiamo a fare quest'anno. I dettagli del progetto li lascio alla dottoressa Patruno, che sicuramente potrà illustrare a voi tutti i cardini, le milestones di questo nuovo percorso e con la quale potrete ovviamente avere tutti i chiarimenti del caso per approfondire ogni tematica al riguardo. Grazie e passo la parola alla dottoressa Patruno. Innanzitutto grazie, chiaramente sono emozionata perché ringrazio il Presidente perché mi ha dato fiducia e io non credo nelle cose. Credo che le persone, che le donne si debbano guadagnare i propri spazi con la propria professionalità e sul terreno, e spero che il Presidente abbia riscontrato in me queste peculiarità. Detto questo, fra l'altro voi mi conoscete molto bene, vengo da un percorso professionale dove per anni sono stata un procuratore, fino a ieri mattina un procuratore sportivo. Oggi la richiesta principale è stata quella del Presidente di essere un tesserato del Bari. Pertanto è chiaro che metto da parte le mie precedenti professioni e metto invece la mia professionalità al servizio del Bari e del calcio giovanile, che mi ha vista, insomma, chi mi conosce, qualcuno di voi mi conosce bene, Claudia, Franco, insomma, hanno collaborato attivamente alle nostre iniziative sul calcio giovanile, proprio dei più giovani. Il ruolo che spero di ricoprire con onore e grande decoro e rispetto e che mi ha attribuito il Presidente, ad essere responsabile del progetto Giovani, che include l'attività di base, quindi impiantare la scuola calcio del Bari, alla quale ovviamente si affiancano già le squadre preesistenti degli anni precedenti, delle fasce più giovani. Scuola calcio vuol dire avvicinarsi alle fasce d'età dai 5-12 anni, quindi 5-12 anni che fino ad oggi è stato appannaggio di altre scuole calcio del territorio, che anzi ho il dovere di ringraziare, perché il ruolo della FC Bari è quello di entrare nel sociale, per cui promuovere il calcio giovanile, ma entrare nel sociale, che ovviamente altre scuole calcio non possono fare, ovviamente devono fare un altro tipo di attività. Ma noi vogliamo entrare anche in questo, entrare nelle periferie, entrare nei sobborghi, avvicinare la gente al brand La Bari. Avete visto che noi abbiamo chiamato il progetto Giovani La Bari, perché vogliamo essere innovativi, ma allo stesso tempo vogliamo riavvicinarsi alla tradizione, perché La Bari nel 1908, quando i padri costituenti, mi sembra Floriano Ludwig, avesse lanciato questo messaggio di amore verso di essere sempre innamorati per La Bari, ecco, noi vogliamo creare delle giovani generazioni che siano innamorate del Bari calcio, quindi della Bari. Quindi il Bari
Quindi coniughiamo i due marchi, maschile e femminile, come sarà anche questo binomio che seguirà anche tutta la crescita di questo percorso. Il Bari calcio e la società, e quindi che chiaramente dà sostegno e solidità, che è quello che ha fatto il Presidente, che sta facendo, perché dobbiamo, questo non lo dico per ufficeria o piaggeria, ringraziarlo per gli sforzi che sta facendo e oggi dare un nuovo input e dare nuova, guardare tutto al futuro. Ma la Bari, quindi il Bari rimane come società, ma la Bari è l'amore. Quindi per questo mi piace questo binomio maschile e femminile, perché parlo di questo binomio che crescerà nel progetto. Allora, se Fabio gentilmente, non so chi si occuperà di far scorrere più pian piano la pagina. Come dicevo, abbiamo la scuola calcio, e quindi, che dopo vi spiegherò per dettagli, poi dopo la scuola calcio avremo un discorso delle affiliazioni che si chiamerà, il nuovo progetto si chiama Accademia alla Bari, quindi questo filo conduttore che continua. Poi ci avviciniamo al calcio femminile e dopo presenterò le figure professionali. Calcio femminile, qua a Bari sappiamo, anche qua noi ringraziamo e abbiamo grande rispetto per chi nella città di Bari ha vinto grandi titoli e con onore, ma la normativa federale ci impone di avere nel club la fascia del femminile. Quindi, ma questo ci impone per il presente ma anche per il futuro. Quindi in questo modo noi stiamo cercando di approcciare e avvicinare le ragazze al calcio. Io dopo vi presenterò lo staff, perché abbiamo deciso di avere al nostro fianco, come ha detto il Presidente, abbiamo condiviso delle figure che sono autorevoli e grandi professionisti nei loro singoli settori di pertinenza, e anche qua noi vogliamo coniugare tradizione e innovazione. La cosa più importante, dove ancora vogliamo operare, quindi ritorno al discorso del sociale, abbiamo adottato una squadra, cioè un'associazione che si chiama Vinci con noi, che è un'associazione di disabilità intellettuali, la quale farà calcio per questi ragazzi che noi chiamiamo speciali, e quindi sarà la squadra della Bari for Special. Adesso mi sembra doveroso, poi entro nei piccoli dettagli, ma non voglio essere troppo prolissa, perché degli amici mi hanno detto di non divulgare troppo, e quindi lascerò poi anche le domande. Allora, per questa ragione abbiamo uno staff che secondo noi è di eccellenza. L'ultimo allenatore che nel settore giovanile del Bari ha vinto grandi titoli con gli allievi all'epoca e la primavera è il nostro direttore tecnico, che darà le guide per tutti gli allenatori della scuola calcio che seguiranno lo stesso progetto tecnico. Nessuno avrà, cioè, nel rispetto chiaramente di tutti, ma l'autonomia decisionale sarà confrontata col direttore, che presiderà e controllerà e guiderà il lavoro di tutti gli allenatori del settore giovanile. Questo ci sembra, della scuola calcio, parliamo dell'attività di base, questo ci sembra un aspetto di serietà nei confronti delle famiglie, dei ragazzi, dei genitori, perché al primo posto per noi ci sono i ragazzi, che è il mistero dello sciamanico che penso conoscete tutti. Quindi non ho bisogno di grandi presentazioni, possiamo fare delle domande. Per quanto attiene invece il calcio femminile, che per noi è importantissimo, perché entriamo a livello europeo, il calcio femminile è un fenomeno crescendo, per cui la UEFA ha imposto che quest'anno le club professionistici abbiano 60 bambine tesserate, con una squadra di giovanissime regionali, e poi altre 40 che simuleranno nelle scuole calcio, saranno tesserate. Quindi abbiamo scelto anche qua un'eccellenza nel settore, che è Roberta Miranda, anzi la Miss, non posso dire la Miss Roberta Miranda, che è una calciatrice che ha lasciato i panni, che fa parte del centro tecnico federale, anzi per l'occasione. Ringrazio la presenza del professor Antonio Quarto, responsabile del settore giovanile scolastico della Lega Dilettanti, che è presidente in questi mesi, ha collaborato con noi ed è una persona che ci dà i giusti consigli per fare le cose nel modo giusto, attenendoci alle regole, e quindi per l'amore del Bari, perché so che è anche tifosissimo del Bari. Grazie per averci onorato della sua presenza. Quindi la Miss Roberta Miranda, che rappresenta il calcio rosa, ma chiaramente lei è un'ex calciatrice, ha militato nel Brescia, sapete che Brescia Calcio rappresenta il calcio femminile, una tradizione importante nel Brescia, nel Monza, nel Milan,
e Vitrani, allenando lo scorso anno una squadra maschile nel calcio giovanile, e appunto, come ha detto, il centro tecnico federale, e quindi sono convinta che lei, il direttore tecnico del calcio femminile, con Mister creeranno questo connubio, perché questa piattaforma che noi creiamo farà, dirigerà la scuola calcio, quindi darà le direttive, nonché le società affiliate, perché del progetto Accademia Rabari. Abbiamo un coordinatore che dei preparatori atletici, che è il professor Nicola Fiorentino, personal trainer, ma professore laureato in scienze motorie, che è già un allenato nel settore giovanile del Bari, che sicuramente affiancherà i tecnici nel loro lavoro. La segreteria è affidata a Gianluigi Ancona, e poi nel nostro progetto, chi ci conosce sa che noi inseriremo delle figure altamente professionali, lo psicologo sportivo, perché i più piccoli devono essere avvicinati, perché le capacità cognitive sono quelle che vengono messe alla base del lavoro per la crescita dei ragazzi, e la nutrizionista. Voi considerate che abbiamo già il patrocinio dell'Associazione dei Biologi e Nutrizionisti, con la dottoressa Lenoce che ci ha affidato il patrocinio, dell'Ordine degli Psicologi, dell'Ussi. Qui non vedo Antonio Guido, che è il presidente dell'Ussi, ma ci ha dato già il patrocinio per la però c'è il vicepresidente Franco Cirici, che chiaramente ci onora della sua grande presenza, e la ringraziamo. Per cui la ringraziamo, però i giornalisti faranno lezioni ai ragazzi, lezioni di giornalismo, per cui i piccoli saranno anche protagonisti di questo. Noi prevediamo di creare questa piattaforma di comunicazione e marketing per i più piccoli, che saranno, le loro informazioni saranno inserite nel sito, e daremo una borsa di studio con la fondazione, presidente mi aiuti, come si chiama la sua fondazione? Valente darà una borsa di studio ai ragazzi, per cui stabiliremo con l'aiuto, anzi fin da ora chiedo l'aiuto ai giornalisti che reputo amici, che, per i quali chiedo un sostegno in tutto quello che saranno le nostre attività. E anche qua avremo una figura giovane che è cresciuta con noi, che è Francesco De Crescenzo, un ragazzo di 15 anni, al quale affideremo proprio i social per contattare la figura di aiuto nell'ufficio stampa. Per cui è un ragazzo molto giovane, che ha già maturato un'esperienza sia nei tornei che l'anno scorso ha fatto l'ufficio stampa di un club professionistico ogni tanto, del calcio giovanile ovviamente. Quindi, premesso lo staff, perché le scuole calcio e l'Accademia alle Bari si devono affiliare a noi? Perché noi cercheremo, abbiamo un know-how, abbiamo un'esperienza professionale che penso tutti conoscono già, abbiamo già fatto le cose nel territorio, le abbiamo fatte, le abbiamo promesse, le abbiamo garantite. Vogliamo portare innovazione nella parte tecnica con gli allenatori, innovazione con i nutrizionisti, innovazione con gli psicologi, ma oltre a questo poi ragazzi, calcio, sport e divertimento, ci deve essere anche la parte ludica, quindi sicuramente i ragazzi saranno coinvolti nei tornei. Faremo due tornei, uno di Natale e l'altro a fine stagione, dove, per cui ai ragazzi piace, questo è anche un modo per creare aggregazione e unione, nel rispetto dei valori di cui ha parlato prima il presidente, che sono i valori della solidarietà, del rispetto dell'unione e della crescita sana dei ragazzi, nonché i bambini. Abbiamo deciso col presidente che i ragazzini che verranno dalle scuole calcio affiliate e dalla nostra scuola calcio saranno quelli che ogni domenica scelti, segnalati dai loro dirigenti, che accompagneranno le squadre che entreranno in campo il sabato, la prima squadra. Quindi, dopodiché, i ragazzi saranno protagonisti, come vi ho detto, delle lezioni di giornalismo, e ci saranno poi una serie di appuntamenti sul campo con i tecnici. Oltre a questo, c'è una cosa importante: quando il presidente ha parlato di solidarietà, noi faremo reclutamento, quindi questo è il ruolo anche sociale del bar, reclutamento dei più giovani nelle periferie, nei sobborghi, avvicinando le associazioni, quelle di frontiera, per cui andremo nel calcio dell'oratorio, andremo nel cuore della città, andremo anche in Cara, dove per cui per questa ragione, chiaramente con i nostri tecnici, per avvicinare i ragazzi. È ovvio che quei ragazzi che saranno selezionati, che entreranno
nel nostro percorso, è ovvio che gli entrano solo con un discorso sociale, non ci sarà, entreranno gratuitamente e cercheremo di dare il massimo nel rispetto dell'etica dei valori di questi ragazzi. Giusto Presidente? Condivide? Insomma, chiedo anche il suo appoggio. Poi per chiaramente l'Accademia e tutto quello che viene fatto a sostegno anche con le scuole calcio, ci saranno 4 appuntamenti speciali dove oltre agli appuntamenti che saranno in calendario, che saranno esposti a tutti i dirigenti, 4 speciali, confermo Presidente, uno in una location che non possiamo rivelare, ma con Mister, certo molto suggestiva, e particolare, giusto, che sarà con il mister Fabio Grosso, che insomma viene dal settore giovanile e penso che più di lui può dare delle indicazioni agli allenatori e ai dirigenti giovani. Condivide? Certo. E tutto quello che abbiamo proponiamo è stato ovviamente approvato e avallato dal Presidente. Io vorrei, ci tengo a precisare questo passaggio. Il Presidente mi ha sostenuta e ha condiviso ogni scelta, ma questo non lo dico per una questione, perché io sono una persona che mi faccio carico di tutte le responsabilità, ma proprio perché Presidente ci ha messo amore e ci crede nel calcio giovanile e quindi in questo percorso. Quindi mi faceva piacere che lo sapeste. Poi un altro appuntamento messo in calendario per il 2017 è a favore dei preparatori atletici e col professor Giovanni Bonocore, un preparatore atletico già personal trainer di Del Piero e attuale consulente del Manchester City. Quindi questi sono nel 2017-2018, ci saranno altri due appuntamenti di pari prestigio che metteremo in calendario successivamente. Quindi questa e la parte saliente. Poi se ci sono domande specifiche, per un attimo, ho presentato, scusate non vorrei aver messo l'altro, per l'associazione e l'adozione dell'associazione Vinci con noi, la dirigente che è la signora, anzi la professoressa Stefania Delia, che mi ha affascinata quando mi ha parlato del calcio sociale e so, poi dedicheremo una pagina precisa con lei, proprio perché avvicinarsi a questo tipo di realtà è fondamentale. Considerate che anche la federazione ha previsto e a Nord c'è già un campionato, noi cercheremo di promuovere questo caldo, questa attività per questi ragazzi e pian piano inserirla. Va bene? Adesso Fabio, sì, qua? Sì. Domande dei colleghi, poi eventualmente rappresentanti delle scuole calcio o altri, se volete fare delle domande specifiche alla dottoressa Razzurro, facciamo dopo la conferenza stampa. Adesso se i colleghi hanno... Un attimo solo Fabio, non volevo dire, per quanto tiene il sociale, è chiaramente il discorso quando si faceva, ho parlato di periferie, che entreremo nelle periferie facendo reclutamento anche nei CARA, eccetera, quindi vorrei che lo dicesse il Presidente, non voglio dirlo io. Che chiaramente posso dire. E, c'è un progetto che poi sta crescendo, dove si stanno chiudendo degli accordi con l'UNICEF e questo è fondamentale. Ecco perché dicevo all'inizio che il ruolo del Bari è anche entrare nel sociale ed ha un ruolo che la scuola calcio ha un profilo, quella del Bari, un po' diversa, perché noi avviciniamo anche tutti i disagi ed è questo che l'UNICEF, per il quale l'UNICEF ha visto il nostro progetto e lo sta sposando. Va bene? Devo dire altro? Per quanto riguarda la strategia. Ecco, se ci sono domande. No, volevo qualche dichiarazione di Alessandro Manico e come mai. Sì, sì, ma io inviterei lo staff, purtroppo qui vedo solo due sedie, se volete, prego, mister, venga, almeno il mister, anche la mister. Anche la miss, mi alzo io. No, adesso, prego. Vorrei ricordare questa che credo che sia veramente un
Italia, anche, insomma, ha fatto veramente la storia di questo club. Il fatto di averlo di nuovo nel Bari credo che sia un momento importante, dico, grazie al progetto giovane credo che lei lo sia tornato, che abbia riaperto questa porta, e per molti credo che possa essere anche una garanzia di serietà e professionalità applicata al mondo dei giovani, che è rimasto il tuo mondo. Tra l'altro il petto nostro si è rimasto praticamente quasi uguale. Non sei cambiato molto, Cristiano. Ti ringrazio Franco, so che è un amico, quindi si permette di dire queste cose. Il fatto di stare di nuovo seduto da questa parte dopo tanti anni mi ricorda purtroppo momenti anche poco felici, però diciamo che mi emoziona sempre quando entro nello stadio. Era tanti anni che non venivo, perché io, sapete benissimo, sono un tipo un po' che si fa i fatti suoi, e quindi sono stato un po' fuori da tutto il movimento del Bari Calcio. Cioè, io ho sposato un po' questo progetto della dottoressa Patruno, perché è un progetto che incomincia ad essere, ci sta un po' di serietà dentro, un po', anche troppa secondo me, c'è molta carne a fuoco, quindi sarà un progetto molto difficile da portare avanti nell'interezza del suo programma. Però io credo che se non si incomincia a fare le cose di nuovo sul serio, come si faceva una volta, come eravamo abituati a fare una volta, se non si incomincia un'altra volta a riavvicinare le famiglie e i ragazzi nel Bari, perché una volta si faceva la fila qui allo stadio per poter venire a iscriversi nel Bari, adesso c'è questo allontanamento un po' dalle famiglie, delle società affiliate, che è la prima cosa secondo me che noi dobbiamo fare, perché il discorso tecnico è un discorso secondo me secondario. Quindi la prima cosa importante è quello di riavvicinare quella massa di tifosi del Bari che si è allontanata, quelle famiglie che non credevano più nella società, in questa società. Questa è una società nuova, giovane. È il primo anno, presidente, che molto modestamente ha chiesto anche scusa per quello che non ha potuto fare, ma è una società che è ancora al secondo anno, quindi una società giovanissima. Noi cercheremo di ottimizzare tutto quello che la società ci mette a disposizione, perché è troppo comodo dire io non ho a disposizione questo, questo, quell'altro. Noi dobbiamo ottimizzare tutto quello che ci viene offerto dalla società, cercando, come ho detto prima, di dare credibilità al nostro progetto, soprattutto dal punto di vista della serietà. Le cose che si dicono bisogna mantenerle, perché molte società, e qui ci sono degli amici miei che mi hanno chiamato in questi giorni, non credevano più in questa società. Dobbiamo riavvicinarli e cercare di creare una famiglia allargata, diciamo il più possibile, perché dobbiamo dare a questa società una credibilità solida. Quindi ringrazio anche il presidente che ha accettato la mia figura un po' datata, diciamo, quindi ha un po'. Ha un po' scommesso sull'esperienza. Io volevo soltanto dire, ringrazio principalmente la dottoressa Patruno che mi ha supportato nel valutare una serie di idee e di persone. Ovviamente circa l'immagine del mister Jeremico, non sono io a poter dare ulteriori dettagli a voi. La cosa che mi ha colpito è la serietà di questa persona, serietà professionalità nell'approcciare il progetto. Ovviamente qui nessuno può promettere risultati, questo, specialmente quando si parla di giovani, però possiamo promettere e giurare noi quattro qui sulla nostra pulizia mentale nell'approcciare questo progetto. Noi vogliamo realmente lasciare un segno nuovo in questa società che ovviamente è ignorata, una traccia che possa essere poi
sfida per chiunque potrà venire anche dopo di noi, per come impostare un percorso di crescita di giovani calciatori che, ecco, grazie all'esperienza di persone che hanno effettivamente raggiunto i risultati nel settore giovanile, possono dare e testimoniare l'esperienza, l'expertise di know-how vero che deve essere trasmesso alle giovani generazioni. Quindi io vi giuro che sono rimasto sorpreso anche dall'amore che trovano queste persone per questo tipo di percorso e questo credere in questo progetto. Quindi io invito tutti veramente ad amare questo progetto e a seguirlo, supportarlo, perché è un qualcosa di diverso rispetto al solito cancan calcistico, dove il risultato di tutti i costi, c'è il gol, c'è la fame di vittoria. Qui per noi la vittoria sarà aggregare quanti più giovani possibile, e principalmente giovani verificheremo che hanno poche speranze perché si trovano in situazioni di disagio. Quindi ringrazio il mister Cerimani per aver creduto principalmente nella bontà della nostra idea, a prescindere da quello che poi vedremo man mano che si andrà avanti. Altre domande? Paolo? Sì, una piccola riflessione, perché si è sempre detto, no, quanto sia importante il settore giovanile per la società di calcio, quindi questo progetto così ambizioso, l'auspicio davvero che si possano raggiungere tutti i target che avete individuato. Volevo chiederle, visto anche quello che riguarda il settore del calcio femminile, si può considerare chiusa la parentesi con la Pink Bari? Le chiedo anche i motivi a questo punto di questa scelta. Mi rifaccio al concetto delle giovanili che ha, dei giovani che ha espresso la dottoressa. Noi abbiamo intenzione di creare un percorso, oserei dire una scuola mista, no? Sì, sì, ma i piccoli saranno misti ovviamente. Quindi poi... noi intendiamo, aggregando la mister qui presente, che ovviamente ha un curriculum di tutto rispetto, aggrediamo questa persona affinché si abbia una diversificazione formativa tra maschietti e femminucci, sono questi. Poi ovviamente c'è anche questo obbligo federale di cui parlava la dottoressa Caffuno, che ovviamente seguendo questo percorso sarà ulteriormente proficua questa attività, perché potremo adempiere a questa attività. Però, voglio dire, io ribadisco, questo è un progetto che parte per i bambini e le bambine. Quindi il settore calcistico della prima squadra deve essere un modello. Ecco, l'obiettivo, il sogno di tutti i bambini è diventare, ai miei tempi era il Maradona, il Platini, piuttosto che il Pelé. Quindi sono nella concezione dei bambini, sono delle immagini diverse da quelle che poi sono realmente. Abbiamo visto anche tanti campioni dove fine carriera essere in grosse difficoltà, e questo può essere anche un'attività che volevo abbracciare con il solidale, quello di comunque dare un'educazione nel post carriera, sia a livello di mental coach che di gestione del proprio patrimonio in maniera oculata. Però quello che volevo ribadire era il concetto dei giovani e delle scuole, calcio e educative per andare avanti. Se voi ricordate il famoso progetto di riqualificazione, ampliamento della famosa città dello sport, io ho previsto una
portare tutta la, il curriculum del scolastico dall'elementare sino a, proprio perché noi abbiamo vicino, molto vicino, un centro locale che prima che ci sia stato l'anno scorso, penso che sarà importante collegare questo, il nostro progetto alle, alle esigenze di questo centro che penso abbia grosse difficoltà questo profilo formativo, visti i problemi di ulteriori sbarchi e arrivi nel centro di cui mi discorso. Quindi dedicare anche una scuola nostra ai giovani che tra virgolette riusciamo a, a recuperare dalla strada, questo è certo. Una mission da solidare che sicuramente avremo come obiettivo fondamentale del progetto. Presidente, una domanda per lei, una per la dottoressa Cattolini. Noi abbiamo sempre una preoccupazione a cominciare da dove siamo, della nostra casa. Ora, per il progetto giovani, qual è la casa? Cioè dove, dove si allenerà, dove lavoreranno i tecnici, perché oggettivamente siamo in una città difficile da questo punto di vista, lo scorso settore giovanile ha dovuto addirittura le squadre andare ad allenarsi fuori, no? Quindi questo se è possibile ricordarlo. La seconda cosa invece, quali ci saranno, se ci saranno, tutti incontro tra l'attività del progetto giovani e il settore giovanile del Bari, cioè se ci saranno dei momenti di integrazione, di lavoro intrecciato, di possibili sinergie e di contatti tra il settore giovanile del Bari e il progetto giovani. Per quanto riguarda il progetto complessivo per il futuro, io ho previsto un centro di formazione per i piccoli a uso distaccato dal, dalla cittadella, proprio perché io vorrei preservare la, la, l'integrità della, dei bambini da quelli che poi sono le attività agonistiche o paragonistiche che vengono svolte, verranno svolte da, a, all'interno dello stadio nelle zone di limitrofe, progetto del progetto, progetto del progetto. Quindi questo, questo penso che è un obiettivo che difficilmente cambierò, nel senso che vorrei tenere i bambini non inseriti in questo, questa cittadella che ovviamente avrà delle logiche di business, perché è chiaro che se non vi è un ritorno economico non potrà realizzarsi quello di cui ho parlato. Per quanto riguarda il presente, noi abbiamo individuato un centro adeguato per poter accogliere tutti, tutte le scuole, la nostra scuola e tutte le attività di pace di cui parlava la dottoressa, e stiamo per stringere un accordo per fare in modo che tutti i nostri giovani calciatori siano assieme in questo centro molto vicino a noi, però visto che non ho ancora chiuso l'accordo preferisco rimandare alla citazione del centro, perché non voglio essere scortese nei confronti di chi poi ci sta valutando con me questa operazione, ma penso sia un altro del Presidente, a Bari fuori Bari questo centro vicino, sì, è un centro molto vicino a noi qui che è strutturato, che ho già visitato con la dottoressa Cattolini, però penso sia una questione di qualche giorno, anche per scaranzia non voglio citare altri dettagli di questo, ma penso sia in questo momento una soluzione ideale, perché andrebbero tutte le attività di base a essere concentrate in questa struttura. Devo dare la risposta.
Rispondo, allora, innanzitutto per quanto riguarda anche il discorso scuola calcio, noi vorremmo inserire qualcosa di particolare, quindi al di là del servizio posta navetta, a richiesta, se riuscissimo, cioè ci stiamo attrezzando perché vorremmo offrire anche servizio catering, cioè servizio di ristorazione per i ragazzi, perché riteniamo che i bambini escono da scuola, devono arrivare in un centro sportivo, quindi a volte se fanno le prime, si toccano le prime fasce orarie e non riescono neanche a mangiare. Quindi ci farebbe piacere riuscire a offrire questo servizio che ci sembra anche utile per le famiglie, ma anche per i ragazzi. Rispondendo alla domanda che ha fatto Franco, legata alla sinergia, vorrei precisare, come tutti i grandi club oramai, spero, insomma, voglio dire, anche FC Bari è un club prestigioso e importante, cioè, come avete visto, si è creata una distinzione nei vari ambiti professionali, quindi primavera, settore giovanile, attività di base. Noi ci occupiamo delle attività di base, quindi scuola calcio, attività di base e accademia che tiene le affiliazioni, per cui il progetto giovani attiene noi che facciamo tutto questo. Poi è evidente che c'è sinergia fra i vari settori, però il mio preme proprio un lavoro di educazione dei più piccoli, che ovviamente non andremo a fare con quelle fasce più grandi. Pertanto questo è il nostro programma di lavoro, poi nelle attività ludiche, eventualmente tornei, qualche corso, questo insieme definiremo se potremo essere sinergici, ma è corretto, come accade in tutti i grandi club, che ci sia una netta distinzione fra i settori di competenza. Giusto, Presidente? Rino? Sì, volevo fare una domanda alla Ministra, anche sentiamo. Mi fa piacere. Allora, volevo chiedere intanto cosa ti ha convinto di più di questo mega progetto e quali sono poi i tuoi obiettivi personali. E volevo comunque dare il benvenuto a tutti i studenti per l'iniziativa. Volevo dire, ci fa particolarmente piacere anche rivedere anche vero il ruolo che secondo noi ti spetta. Grazie. Siamo contenti anche di questo. Anche perché credo, chiudo la riflessione, credo che per una società di calcio questo sia l'ossigeno vitale. Grazie. Se non partiamo da qui non c'è molto futuro. Grazie. Beh, innanzitutto buongiorno, grazie. Io devo dire che se la trattativa tra il press e la dottoressa Patrun è durata 3 mesi, io ci ho messo 3 giorni a decidere. Mi sono relazionata subito alla dottoressa e devo dire che quando sono entrata io ho respirato la storia e devo dire il calcio, perché questa è una società professionistica e per chi l'ha seguita anche solo negli ultimi anni da tifosa ha qualcosa di diverso, ha qualcosa di più. Quello che vorrei fare nella vita è proprio quello che mi ha proposto, perché ho delle esperienze da allenatore, ma sostanzialmente vorrei fare proprio il direttore tecnico di un settore giovanile, per cui insomma in pochi giorni ho trovato un accordo con loro e devo dire anche di voler ringraziare, perché è proprio ciò che vorrei fare. È un compito molto arduo, io ne sono consapevole, chiunque ho incontrato mi ha dato una pacca sulla spalla e mi ha detto auguri, non ti invidiamo, però ho delle buone idee. Devo dire che il ruolo che ho occupato in federazione lo scorso anno di delegato dell'attività femminile mi ha aiutata molto, per cui credo che con le idee e la buona volontà e il lavoro potremo comunque raggiungere l'obiettivo. Altre domande? Niente? Va bene. Dammi il microfono. Volevo solo chiudere io dicendo una cosa, collegandomi a quello che ha detto adesso Roberta. Noi garantiamo una cosa fondamentale, che è il lavoro, l'impegno ed il lavoro. Per raggiungere degli obiettivi non basta parlare e scrivere i progetti. Le cose vanno realizzate. Per realizzarle ci vuole molto sacrificio, molto lavoro e molto impegno. Ed è quello che noi sicuramente garantiamo. Penso che poi col lavoro i risultati possano arrivare. Però da parte nostra c'è tanta buona fede, buona volontà e cercare veramente di fare tutto quello che abbiamo detto, perché noi ci stiamo mettendo tutti e tre noi, ma anche le altre persone ci stanno vicini, ci stiamo mettendo la faccia e le nostre esperienze professionali pregresse in un impegno difficile dove ci vogliamo avvicinare e riportare il calcio pugliese, il calcio del Bari giovanile agli onori che merita, e noi faremo di tutto per far questo. Vi garantiamo che
questo lo voglio dire non per altro, ma proprio a scanso di qualsiasi equivoco, qua veramente c'è la passione. E quindi qua non parliamo di business, ma parliamo di passione e impegno, perché vorremmo, ci farebbe piacere lasciare una traccia di quelle che sono le nostre idee. Riteniamo che con le idee si possa far crescere un percorso e far crescere una società. Noi nel nostro piccolo, con molta modestia, con molta umiltà, mettiamo, come detto prima, a servizio della nostra professionalità per questo. Speriamo di riuscirci. Grazie per l'attenzione e grazie a tutti. Grazie. Facciamo una foto con il profilo.